Prima puntata dell'anno di Backstage e non potevamo che iniziare l'anno con un amico che con noi praticamente partecipa tutte le settimane o a settimane alterne alla presentazione di Backstage. Il nostro Marco Calderone, buon anno caro. Buon anno Sergio, buon anno a tutti i teleascoltatori. Oggi per me è un piacere essere qua perché ho portato due dischi a mio parere meravigliosi dei Julia's Mother, un duo torinese di ragazzi giovani, Andrea e Carlo, chitarra e batteria, e oggi parleremo di due cose, uno dalla presentazione registrata presso i nostri studi di Truff e poi una piccola sorpresa alla fine di come la band, il duo, ha deciso di presentare Ear, il secondo disco ultimo uscito. Che mi sembra una presentazione un po' particolare. 6 secondi al termine, mi raccomando, non mancate, chi cambia canale è un telecomando, ovviamente sempre su Telegenova, comunque si parte con la 12ª puntata di Backstage.
so important to me. Happiness, what is it? Happiness is an instinct. Abbiamo oggi con noi qui su Radio Senza Tempo in questa nuova feste live at Redland Studio i Giulia Smother da Torino. Siamo molto contenti, grazie per essere venuti qua. E sì, insomma, duo fantastico composto da chitarra e batteria, Andrea e Carlo. E niente, volevamo subito sapere come riuscite a creare appunto queste sonorità, queste atmosfere incredibili solo con praticamente chitarra e batteria. Ovviamente chitarra non solo con chitarra, perché hai anche una serie di effetti non da poco, e la batteria che arriva sempre al punto giusto al momento preciso. Ma nasce da un approccio sicuramente musicale, che insomma è un ascoltarsi, quindi crediamo di non ragionare veramente come del suono la batteria, suono la chitarra, canto. Cioè, tutto l'approccio è veramente musicale, si cerca di produrre dei suoni. Io sono sempre, personalmente, sono sempre stato affascinato dai riverberi, da questi mondi sonori molto, molto ampi, che insomma ti trasportano, il suono ti trasporta immediatamente, capace di plasmare quello che è intorno. Quindi se non c'è riverbero lo senti che è una stanza secca, potrebbe essere un bagno, invece se c'è un riverberone è un salone gigantesco, piuttosto che, non so, una cima di una montagna in una vallata, non so. Si cercano di ricreare questi mondi, che è un po' il suono che cerchiamo insieme. Poi insomma batteria e chitarra si incastrano perfettamente, sì. Quindi quello che ne esce a noi piace.
know all the ways that I can smile, things or words. I need so much more. Do you really need your scars, money, and stuff like that? I don't believe you if you say it to me laying on a green field. Yeah.
Abbiamo appena sentito due brani dal vostro primo album. Truth. Benissimo. E... questo ci un po'. No, sono anche uno, tra l'altro, uno dei miei preferiti, quindi insomma vi ringrazio per averlo scelto in scaletta. E ci chiedevamo appunto da dove nasce questa verità, o comunque cioè di che verità parlate all'interno di questi vostri, dei brani, insomma, dei vostri brani. Ma verità... è un termine grosso forse, no? Quindi ampio, sì. Però diciamo che noi in realtà poi le cose forse sono sempre più semplici di quello che vogliono apparire. Verità nasce da un percorso principalmente assolutamente personale, quindi nel corso della tua esistenza ti rendi conto di tante cose che ti sono state insegnate e tu ti comporti magari in quella direzione ma non corrisponde al tuo pensiero. E quindi ti sono state imposte, in qualche modo le hai assorbite. E quindi man mano che cresci cominci a porti delle domande e ad avere una coerenza col tuo pensiero. Quindi pensiero e azione coincidono. E quando è così tutto cambia, no? Come si dice anche in U, la canzone. E quindi cambiando tutto cambia anche come ti rapporti a qualunque cosa, quindi anche alla musica. Quindi cambiano i rapporti con le persone, cambia l'approccio che hai su uno strumento. E verità nel disco è stata anche musicalmente, no? Abbiamo deciso di registrarla in presa diretta, quindi senza tutti quegli artifici che oggi sono molto in voga perché la tecnologia lo permette. È anche una verità un po' tra di noi, cioè arriviamo
arrivavamo da due percorsi musicali completamente diversi, che forse ci avevano un po', non stufato, però avevano esaurito un po' le nostre energie, diciamo. Sì. Ci siamo incontrati ed è nato veramente un qualche cosa di bellissimo. Un sodalizio. Sì, un sodalizio. cioè, veramente è stata magia in questa unione. E dopo un anno abbiamo fatto tante di quelle cose, concerti, sì. Conosciuto tantissime persone, abbiamo girato tantissimo. Ci sembra assurdo, però questo secondo me è il premio, insomma, per inseguire quello che fai, no? La prima canzone, la prima era Happiness. La felicità non è uno stato, non è un raggiungimento di qualcosa, ma il percorso che fai e quindi quello che vedi durante il tuo percorso. Mi hai stupito con questi
artistiche porti nella nostra trasmissione. Devo dire che c'è stato anche recentemente un bel concerto a Sori sabato sera, sabato 5 gennaio, dove hanno partecipato diversi gruppi e è stata una bella esperienza dedicato alla Croce Rossa e praticamente una questione, diciamo, molto legata alla cittadina di Sori e alla beneficenza. E c'era una grande, grande, grande partecipazione di gruppi veramente di interesse e qualità. Quindi direi che l'anno musicale è iniziato bene. Esatto, quindi la musica indipendente per fortuna vive sempre. E adesso, prima dei saluti, abbiamo pochi secondi, ma ci tenevo a far vedere un estratto del viaggio che hanno fatto i Julia Smother presentando il disco Here, percorrendo 500 km sul fiume Po, costruendosi una zattera e facendo diverse tappe, e ogni tappa si fermavano e suonavano e presentavano una canzone. Un piccolo video, un piccolo estratto, grazie a tutti. E vi ricordo, con Telegenova ci saranno a brevissimo delle grandi novità. Primo fra tutto ovviamente la nuova sede, che fra circa un mese e mezzo prenderà il sopravvento, e di conseguenza Telegenova ovviamente come sempre è la TV che cresce. Per intanto Backstage, 12ª puntata. Calcolato che voi dovevate arrivare fin là. Adesso cosa facciamo? È ancora? Prestito. Ce l'abbiamo fatta. È stata difficilissima oggi. Ma durissima. Bello però, abbiamo visto delle cose super belle, caratteristico. Tanta pioggia, tanto guardare ragazzi che caratteristici. Caratteristico. Sì. Emozionante. Posso dire una cosa che non ho mai detto? Vai. Eccezionale. Eccezionale. Thank you.
l'ultima tappa, siamo un po' emozionati perché il viaggio praticamente sta andando verso la conclusione. Finire il fiume e vedere l'immensità del mare sarà un'emozione incredibile, quindi che i nostri bidoni che abbiamo messo insieme dall'acqua dolce tocchino l'acqua salata, sarà una roba pazzesca. Canale che ci porta dritti dritti al mare a Porto Barricata.